L'importante è decidersi, se si aspetta troppo, se si esita, se si sa aspettare l'ideale o il vero amore, qui non ci sposa più. Paola è un ottimo passato, non brutto e distruito. Quando la cercate, eppure e cominciano a ronzare orecchie dall'eccitazione. Ma non prendere moglie non posso, in primo luogo ho 30 anni, un'età per così dire critica, in secondo luogo ho bisogno di una vita ordinata, regolare, soffro di palpitazioni continue e mi agito sempre molto. Eccoci, inizia il solito tic all'occhio sinistro, ma il peggio di tutto è il sonno. Non appena di corpo e comincio con il sonno, sento subito quel colpo del fiato che si ripete nella spalla e nella testa. Balzo a letto con un impatto, faccio qualche passo e ti ho letto. Ma appena sto per riprendere il sonno, sento ancora quel colpo nel fianco. E così, per una ventina di volte. Un mercante che è venuto per una certa merce. Buongiorno. Buongiorno, carissimo. Oh, scusatemi, sono in grembiule. Alla buona. Stiamo sbucciando i piselli per farli seccare. Ma come mai non siete venuti a trovarci da tanto tempo? Accomodatevi. Desiderate fare colazione? No, grazie, ho di tutto colazione. Ah. Fumate? No. Ecco il fiammi. Vero? Oggi il tempo è magnifico. Eppure ieri ha piovuto così tanto che i contadini non hanno potuto lavorare per l'intera giornata. Quanto fino vi faccio a voi? Paio, figuratevi, avevo così tanta fretta che ho fatto falciare tutto il prato.
succede? Siete così elegante che non mi dai mai questa. Andate forse ad una festa da ballo? No. Poi vi siete fatto più bello? No. Dico sul serio, come mai siete così elegante? Vedete, ecco, mi sono deciso di pregarvi di ascoltarvi. Certo, rimarrete stupita e vi avvilirete anche, ma io... Ma che cosa si tratta? Cercherò di essere breve. Voi sapete bene che da molto tempo, fin dall'infanzia, ho l'onore di conoscere la vostra famiglia. La mia povera zia e suo marito, i quali non hanno lasciato in eredità la loro terra, hanno sempre nutrito per voi e per la vostra famiglia la stima profonda. Infatti la mia famiglia e la vostra hanno sempre conservato rapporti e amicizie. Inoltre, come sapete, il mio terra confina proprio con le vostre. Se vi ricordate, il mio principale di voi confina proprio con il vostro bosco di Vetulla. Scusate se vi interrompo. Voi state dicendo il mio particello dei bovi, ma è forse vostro? Mio, sì. Oh, questa per me è nuova. Il praticello dei bovi è nostro, non vostro. No, vi sbagliate che supponiamo. Questa per me è proprio nuova. E come mai è vostro? Come mai? Io parlo di quel praticello dei bovi che si impone tra il vostro bosco Betulla e la cune bruciata. Ma sì, è nostro. No, vi sbagliate che supponiamo. Ragionate, Luigi, ragionate. Da quanto tempo è diventato vostro? Ma come da quanto tempo? Da quel che ricordo è sempre stato mio. Risulta i documenti. Il fecello dei bovi una volta fu contestato, questo è vero. Ma ormai tutti sanno che mi appartiene. E non c'è di scusa. Vogliate per così ascoltarmi? La nonna e mia zia concesse questo prato in usufruttore perpetuo e concedì il nonno di vostro padre. Per una quarantina d'anni. E si sono abituati a considerarlo come proprietà loro. Ma voi... Con l'emancipazione di Salvia la situazione non è quella che mi raccontate. Mio nonno, come mio bisnonno, ritenevano che le loro terre arrivassero fino alla palude bruciata. Ciò significa che il praticello di Bobby è nostro, non vostro. Non capisco che cosa ci serve di sotto. E per finire tante. Noi! State semplicemente scherzando. Oppure vi state prendendo gioco di me? Ma che bella sorpresa! Noi possediamo quella terra da più di 300 anni. E ad un certo momento ci vengono a dire che non è più nostro. Scusate, ma sento qualcuno a chiudere le mie orecchie. Però non tengo affatto a quel praticello. Misurerà 500 ettari e varrà 3.000 lire. Ma l'ingiustizia mi irrita! Oh, dite quello che volete, ma non posso tollerare le ingiustizie. Ascoltatemi, vi supplico. Il contadino di vostro padre, come vi ho già detto, fece il cuocere dei mattoni per la nonna di mia zia. La nonna di mia zia, il grande contadino. Oh, no, la zia non ci capisco niente. Il praticello dei bovi è nostro e basta. È mio. È nostro. E se anche intentasse di dimostrarmelo, che so, per due giorni di seguito con dei bei vestiti, quel praticello rimarrebbe nostro. Non mi interessa la vostra proprietà. Ma non ho sicuramente l'intenzione di rinunciare a ciò che è mio. È così e basta. Io non ho bisogno di quel praticello. Insisto per questo principio. Se lo volete, ve lo regalo. Posso regalarlo io, semmai. È mio. Sto facendo il mio nostro. Vi abbiamo considerato fino ad oggi come un buon vicino. Un amico. L'anno scorso vi abbiamo prestato la nostra trebbiatrice. E per causa vostra siamo stati costretti a cambiare il nostro grano in settembre. E voi ci trattate come dei zii. Mi regalate la terra che è mia. Scusate, ma non è da buon vicino. Anzi, secondo me è una vera e propria impudenza, se non vi dispiace. Così secondo voi, signorina, io sarei l'usurpatore. Signorina, non mi sono mai occupato delle terre altrui. Non ammetto che mi sia fuso un patto simile. Il praticello dei bovi è mio. Non è vero, è nostro. Non è vero, è mio. Non è vero, e ve lo dimostrerò. Oggi
Oggi stesso mandi mia faccia a terra praticando. Cosa? Oggi stesso mandi mia faccia a terra praticando. E io li scaccio. Oh, non oserete tanto. Il praticiano dei bovi è mio, capite? Mio! Per favore non gridate! Potete gridare e strillare comodamente a casa vostra. Ma vi prego di non oltrepassare i limiti. Signorina, se non fosse per queste terribili palpitazioni, se le vene non mi battessero così forte le tempie, vi parerebbe in altro modo! Il praticello dei bovi è mio! Non è vero, è nostro! Mio! Nostro! Mio! Ma per favore, ma perché gridate in questo modo? Gridando non proverete proprio nulla. Oh, non mi interessa la vostra proprietà, ma non ho sicuramente l'intenzione di rinunciare a ciò che è mio. Perché mai dovrei farlo? Se siete arrivato a tanto, mio carissimo, se avete l'intenzione di contestarmi il praticello, beh, lo regala ai contadini piuttosto che a voi, ecco! Non capisco. Con che diritto poteste mai regalare ad altrui? Consentitemi di sapere se ho più o meno questo diritto. E poi, non sono abituato a sentirmi parlare in questo tono. No, voi mi chiamate semplicemente un imbecille. Mi avete fuori in giro. Voi chiamate vostra la mia terra. E voi pretendete che io conservi la casa e che parli solamente con voi. Ma i buoni vicini non fanno così. E voi non siete una buona vicina, ma un'usurpatrice. Cosa? Che cosa avete detto? Mando subito il mio falciatore al praticello. Il praticello dei bovi è nostro e non lo cederò, non lo cederò e non lo cederò. Questo lo vedremo. Vi porrò in tribunale che mi appartiene. Ah, in un tribunale. Oh, ma voi, egregio signore, potete anche andare in tribunale. Liberissimo. Io vi conosco. Voi per la quando già avete l'occasione di iniziare un processo. Attacca brighe. Tutta la vostra razza è stata attacca brighe, tutta! Vi prego di non offendere la mia famiglia. Nella mia stirpe tutti sanno sempre stati onesti. E mai nessuno è stato citato in giudizio per appropriazione indebita. Come vostro bisnonno! La vostra famiglia eravate tutti pazzi, tutti! Vostro nonno beveva con una spugna. E vostra zia, più giovane, scappò con un architetto. E vostra madre una sciancata! E vostro padre era un giocatore di un piattone! Una parte della mia famiglia con divisione, la sua ce n'era di ogni tipo. Lo del suo disonesto e spregione. E fate voi. Voi siete un maledetto, un ipocrita, un attaccabrighe, se signore! E voi se sono una zitella acida che si troverà sola come un cane con la lonca. Il paese è un pensiero comune. Non mettetemi più fede in casa mia. Andate pure in tribunale, vedremo. E pensare che ero venuta a chiedervi di sposarmi. Oh, adesso ricordo, il praticello dei bovi è veramente vostro. Ma scusami, ho avuto torto io. Io insisto per la questione in principio, non me ne importa nulla della data, mi sta a cuore il principio. Esatto. Tanto più che alla prossima mano, la nonna è mia zia. Ma per i fagiani pensai di cominciare dopo la venditura. A proposito, avete saputo? Che disgrazia mi è capitato. Il mio piglia tutto che voi degnate di conoscere. Zoppica. Oh, che peccato. E come mai? Ma non lo so, forse con una storta, oppure gli altri cani l'hanno morsicato. Il mio cane migliore, senza parlare di quello che l'ho pagato. Ben 300 lire. No, l'avete pagato troppo, caro. No, secondo me ha avuto un buon prezzo. È un cane meraviglioso. Papà ha pagato 160 lire per il suo veloce. E veloce è sicuramente migliore di piglia tutto.
Veloce è il migliore di qui da tutto. È il migliore, certo. Veloce è giovane, questo è vero. Non è ne ancora un cane fatto. Ah, ma per sveltezza e agilità non ce n'è uno migliore. Permettete, ma voi dimenticate che il vostro Veloce ha la mandibola corta. E un cane con la mandibola corta ha sempre poca presa. Ha la mandibola corta? È la prima volta che lo sento. Vi assicuro che la mascella più inferiore più corta di quella superiore. E voi l'avete misurata? Sì, l'ho misurata. Certo, per insicurezza selvaggina va più che bene. Ma in quanto ad afferrarla, non credo proprio. In primo luogo, il nostro Veloce è un cane di pura razza. Dal pelo folto, figlio di attacca e di scalpello. Mentre invece quel vostro bastardo non si sa neppure di che razza sia. E poi è vecchio, brutto e puzzolente, come un ronzino. Vecchio? Com'è possibile? Pigliatutto è un cane, mentre Veloce è pensiero di condiscutere. Ogni bracconiere ha quanti ne vuole, e con 50 lire sarebbe già stato ben pagato. Oggi, Luigi, avete in corpo non so quale spirito di contraddizione che... Ora inventate che il bracconiere di Bobby è vostro, ora che Pigliatutto è migliore di Veloce. Non mi piacciono le persone che dicono il contrario di ciò che pensano. Voi sapete benissimo che Veloce è 100 volte migliore di Pigliatutto. Perché dunque dite il contrario? Vedo Paola che mi considerate semplicemente un imbecille o cieco. Ma volete capire che il vostro Veloce ha la mascella corta? Ma non è vero! Ha la mascella corta! Non è vero! Perché ridate, signorina? E voi perché dite cose assurde? È rivoltante. Sarebbe ora di tirare una... fucilata quel vostro stupido Pigliatutto. E voi osate paragonarlo con Veloce? Non posso continuare questa conversazione. Ho le palpitazioni. Ho notato che i cacciatori che discutono di più sono quelli che capiscono di meno. Signorini, devi stare zitta. Il cuore mi si schianta. Zitta! Non starò zitta proprio per niente. Fino a quando non vorrete ammettere che Veloce è 100 volte migliore di Pigliatutto. È 100 volte peggiore che possa equipare il vostro Veloce. Invece il vostro stupido Pigliatutto non ha fatto bisogno di equipare. Sembra già una carcassa. State zitta, un infarto, zitta! Non starò zitta proprio per niente. Il vostro Veloce ha la mascella corta. Invece il vostro stupido Pigliatutto sono capace di prendere le pulci. E poi lo sono tutti che quando insieme agli altri non è mai dove deve essere, fa sempre confusione. Ma che non sapete voi? Che sono donna dispettica ed impertinente. E voi che cosa andate a caccia a fare? Che vi prendono le palpitazioni con attacchi di panico per un non nulla. State a casa a curare i fiori, che è meglio. Ma finitela! Entrate in cucina per Arpiselli, che è la cosa che vi soddisce meglio. E voi, invece di andare a caccia, che è uno sport per uomini duri, andate a correre sul vostro bel praticello dei Bobby, va là, che è meglio. Ah, ora lo ammettete che è mio. Sì. Credo di essermi innamorato di voi. Vorreste sposarmi? Sì, faremo una bella festa di fidanzamento proprio nel praticello di Bobby. Che ne dite? Va bene, chi dice il matrimonio facciamo nella mia chiesetta e pranzo nel mio bar. Non sia mai. Si farà nella nostra chiesetta di famiglia, che è più bella e più capiente della vostra. E poi, avete il coraggio di chiamare il parco? Qui insieme gli altri di Sterpaglia. È la prima cosa che ho da sistemare appena vengo a vivere da voi. No, 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 non se ne parla nemmeno. No. Vi amo. Siete le madonne ideali. Vi amo anch'io. Thank you.
due testi abbastanza difficili, come avete potuto vedere, però secondo me se la sono cavati abbastanza alla grande. E per me è l'occasione, intanto che vi presento, di, diciamo così, promuoverli. Abbiamo una promozione al primo livello, che vuol dire che è appena cominciato e se lo merita di passare al secondo livello della nostra scuola, ed è Michael Ternati. Dopo tante fatiche, perigli e peripezie siamo riusciti a dargli il diploma al nostro Manuel. Perché era talmente brava, poi mi ha detto: ma io Tiziano voglio continuare. Ho detto: guarda che ci sono i master, altri tre livelli. E beh, ha raggiunto il primo livello, sì o no? Sì. Io spero che abbiano dimostrato un impegno grande, un impegno veramente che altri forse non avrebbero né il coraggio né la forza di affrontare, perché comunque ore e ore di prove, di studio, di sopportazione del maestro, però io penso di aver fatto un piccolo capolavoro. Grazie.